18-20 settembre 2020. La comunità dei foulard bianchi d'Italia ha vissuto a Loreto il suo pellegrinaggio nazionale. Questi scout, provenienti da tutta Italia, sono giunti proprio al santuario lauretano, ma non per vivere l'esperienza del servizio ai malati, come vivono come missione al santuario di Lourdes, ma per ritornare a casa, alle radici della fede e riprendere il coraggio del cammino. In tempo di pandemia hanno scelto la casa della madre per testimoniare che, nonostante quest'anno particolare per il mondo, la necessità e il desiderio di pregare alla Santa Casa dove è stata annunciata la salvezza è insito nel cuore di ognuno di loro. Allora, siamo stati contentissimi di vivere questo pellegrinaggio a Loreto perché in un anno particolare come questo è stata davvero una grazia, nel vero senso della parola. Abbiamo avuto l'opportunità di vivere un'occasione tra fratelli che non vedevamo ormai da tanto tempo, anche a causa di questo periodo non propriamente semplice, e abbiamo trovato che questa sia stata un'occasione anche per rafforzare la nostra fede e perché noi troviamo in Loreto una casa esattamente come la troviamo a Lourdes. Nell'anno del giubileo lauretano i foulard bianchi hanno vissuto il cammino giubilare, il rosario alla Santa Casa, momenti di servizio in basilica e attimi di festa conviviale. Il pomeriggio del 19 settembre hanno organizzato una conferenza dal titolo Grazia e Grazie, guarigioni dell'anima e del corpo, introdotto da Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, arcivescovo e delegato pontificio di Loreto, che ha accolto i presenti raccontando quanto la storia di Loreto e Lourdes sia legata. E proprio questo intervento è stato ripreso anche dal dottor Alessandro De Franciscis, presidente dell'ufficio constatazioni mediche di Lourdes, venuto proprio dal santuario francese per tenere questa conferenza. All'apertura dei lavori il saluto è stato portato dall'arcivescovo prelato, Monsignor Fabio Dalcin, che ha detto una cosa che io non sapevo e che ho trovato molto bella. Lui ha detto che 2 anni prima della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, il Papa Pio IX, il Beato Pio IX, aveva scritto una lettera al custode dei frati della Santa Casa, nella quale diceva di queste mura che avevano accolto l'Immacolata Maria nel momento della sua vita di famiglia, diciamo, l'Immacolata Maria. E lui ha detto che ha trovato molto bello il fatto che il Papa avesse scritto l'Immacolata Maria alla casa, Santa Casa di Loreto, la Santa Casa di Nazareth, e che poi nel 58 sia seguito il riconoscimento, che nel 54 sia riconosciuto il riconoscimento del dogma dell'Immacolata Concezione, e nel 58 lui ha usato una frase che mi ha molto colpito: il cielo si è aperto e l'Immacolata ha voluto confermare che quando il Papa, i Vescovi, i pastori e la comunità credente si avvicinano al messaggio della salvezza e dunque a Gesù Cristo, vivono la grazia, vivono una grazia. Cioè, molto bella questa cosa tra Santa Casa e Lourdes, qui non avevo mai riflettuto. E per il resto cosa posso dire? La Santa Casa per noi rappresenta la Madonna, comunque nella sua vita di sposa, e quindi non lo so, poi ognuno vive la sua emozione. Mi ha fatto emozione ritornare oggi a Loreto e quindi sono lieto di aver ritrovato qui anche tanti ricordi e tanta preghiera del passato. Loreto e Lourdes unite insieme. Questa unione si è resa visibile proprio dalla parola che ha guidato l'intero incontro e l'intero pellegrinaggio. Grazia. Lourdes è un incontro, il cielo si apre per incontrare una ragazza e chiedere il suo sì, e a Loreto il cielo si è aperto per chiedere ad una ragazza, Maria, il suo sì per collaborare al progetto di Dio.
Maria ha detto un sì difficilissimo senza un attimo di esitazione. E i nostri sì sono sì quotidiani, sono sì molto semplici, ma Maria è la nostra ispiratrice perché ci ha dimostrato che si può accogliere con semplicità e con gioia anche le cose difficili che ci capitano e a maggior ragione insomma, sta a noi testimoniarlo in situazioni di difficoltà. L'esperienza forte della Santa Casa per questo gruppo di scout ha portato alla nascita di un progetto per i giovani, chiamato Scout in Loreto, che vuole essere un'esperienza formativa e di fede per i giovani, perché trovino nella Santa Casa e nel servizio ispirazione a dire il proprio sì nella vita. Beh, il percorso di uno scout che viene qui e partecipa a Scout in Loreto si arricchisce nel momento in cui nel proprio cammino educativo in cui i ragazzi sono coinvolti trova a Loreto un'esperienza di servizio diversa da quella di Lourdes, perché non è rivolta al malato ma è rivolta a un santuario, ma soprattutto trova un forte cammino di spiritualità e di riflessione. Trova anche un grosso educare all'accoglienza, perché Loreto, la Santa Casa, ci educa all'accoglienza.